aggregato di storia contemporanea all'Università di Messina, facoltà di scienze politiche. Scienze politiche. Mi rendo conto che c'è anche una giusta comunicazione. Questo è questo, l'avvicino e funziona meglio. Sì, le cose che abbiamo sentito dal professore Battaglia sono ovviamente il frutto della storiografia che si è consolidata negli ultimi 20-30 anni. Ecco, sentire una relazione di questo tipo solo 30 anni fa sarebbe stato impossibile, per il semplice fatto che la Sicilia veniva immaginata come un'area arretrata, un'area in cui insistevano soltanto per rapporti di produzione semi-capitalistici o addirittura ancora di tipo semi-feudale, che, come ricordava dopo la seconda parte, nella seconda parte del secolo scorso Emilio Sereni, costituivano l'ossatura della società e dell'economia siciliana. Poi fortunatamente gli storici hanno scoperto che così non era, e queste osservazioni sono il frutto di due basilari osservazioni fondamentali che poi hanno condizionato il corso degli studi. Intanto l'accertarsi di un dato, che la Sicilia è terra di città, nel senso che prevale un modello in Sicilia che è quello della agglomerazione in grandi centri urbani o in centri dove si agglomera la popolazione rurale, che però sono di dimensioni abitative che vanno intorno già nella prima parte dell'Ottocento ai 25.000, 30.000, in alcuni casi 40.000 abitanti, tant'è che gli storici, i sociologi, chi si occupa di demografia, di urbanisti, hanno parlato di una Sicilia fatta di città, di un modello abitativo che è quella delle agrotown, dove certamente i rapporti sociali, i modelli, gli stili di vita, i comportamenti non erano tipici di una realtà agricola, quale poteva essere quello dei villaggi rurali in Veneto o in Piemonte o in Lombardia. Questo è un primo dato. L'altro dato è il seguente: la Sicilia è un'isola, un pezzo dell'Italia che sta dentro rapporti internazionali e sviluppa tutta una serie di contatti con l'economia mondo, che era la fase di cui parlava il professor Battaglia, cioè la prima parte dell'Ottocento, la mettono al centro dei commerci marittimi e del commercio internazionale con le maggiori potenze industrializzate del tempo. L'Inghilterra, durante gli anni del blocco continentale, è la prima potenza che compie la sua transizione verso la rivoluzione industriale, è la maggior potenza industrializzata del mondo, è il più importante partner economico in quegli anni della Sicilia, per il semplice fatto, come sappiamo, che in Europa c'è il blocco continentale, ci sono i francesi, è proibito agli inglesi svolgere i commerci con l'Europa, quindi diventa la Sicilia uno dei partner più importanti, e su questo prende corpo, in quelle città costiere, tutto il settore della intermediazione, non solo di merci e di prodotti, ma anche di capitali, le assicurazioni marittime, ma anche la costruzione dei bastimenti, le navi, e quindi la nascita di un ceto medio, medio-alto nel senso di una borghesia che sviluppa doti imprenditoriali, ma anche un ceto artigiano, che è quello impegnato nella costruzione delle navi, ma anche di un ceto di operai, che è quello impegnato nelle attività di carico e scarico dei prodotti e via discorrendo. Quindi una società che nulla ha a che fare con la rendita, il latifondo, i gabellotti, i contadini che non ricevono salario, una società che è molto più dinamica. Però pur tuttavia questo genera un modello anche che di sviluppo che condizionerà la storia tanto della Sicilia quanto del Mezzogiorno, e che è un modello vincente fino a un dato momento in termini di redditi, in termini di ricchezza prodotta, ma rispetto alle modalità di produzione diventerà, poi qui nella seconda parte degli interventi lo vedremo, nell'87 la crisi agraria, la politica protezionista costituisce una cesura, ma non voglio anticipare. Perché costituisce, a mio modo di vedere, un freno? Perché è chiaro, Villani diceva qualche anno fa, il Mezzogiorno ancora a metà del Settecento, che alcune aree ad intenso sviluppo come la Sicilia avrebbero potuto progettare un futuro diverso se avessero voluto. Scelsero gli imprenditori, i produttori, un'altra via, incentivati anche da questa grande capacità in quegli anni di fare reddito attraverso l'esportazione dei prodotti dell'agricoltura specializzata. Cioè scelsero
già nella prima parte dell'Ottocento, di specializzarsi nella produzione e commercializzazione di materie prime e prodotti dell'agricoltura che poi servivano alla grande industria che andava perfezionandosi nelle grandi nazioni europee a più sviluppo, a più intenso tasso di sviluppo capitalistico, rinunciando già in questa fase a trasformare i prodotti dell'agricoltura specializzata. Questo diventerà nel lungo periodo un limite, diventa un limite perché l'economia è sorretta dalle industrie che certamente prendono corpo poi a cavallo tra l'unità e gli anni successivi, ma saranno sempre, se voi guardate ai dati, industrie che si occupano anche nel settore della trasformazione agricola, di prima trasformazione del prodotto, di prima trasformazione dei prodotti che vengono dall'agricoltura. Cioè quel modello che durante gli anni inglese diventa il modello vincente per l'economia siciliana. Gli inglesi durante il blocco continentale cosa fanno? Esportano i loro prodotti finiti, cioè i tessuti di cotone in Sicilia, però dalla Sicilia importano i beni agricoli che servono e il cotone che serve per poi fare i panni di cotone. Quindi noi esportiamo materie prime, incassiamo, ma l'economia meridionale incassa molto meno di quanto poi spende per comprare i panni di cotone, per dirla, vuol dire, in soldoni, in termini più semplici, ma che rendono bene il concetto. E allora tutto questo diventa un limite, certamente, così come un limite allo sviluppo diventano queste scelte di una borghesia che sì è una borghesia che non ha nulla da invidiare quanto a conoscenze, a capacità, e che ha la capacità di svolgere anche attività imprenditoriali, non perché risponde a logiche di tipo non razionale, perché le logiche sono razionali. D'altronde, se quello era il trend, se quello era il settore più produttivo, cioè quello dell'esportazione, perché avrebbero dovuto investire in altre tipologie? Assecondano questa tendenza, compiono scelte certamente razionali, ma è una scelta quella degli imprenditori che ha una logica, essendo le attività che stanno sui mercati internazionali molto rischiose, richiedono non investimenti per specializzare le attività, ma investimenti in più settori, in settori diversi tra di loro, facilmente smobilitabili ai primi segnali di recessione del mercato, facilmente riconvertibili in altri tipologie di attività produttive. Mi spiego meglio facendo un esempio. Noi a Messina, come a Palermo, come nella città di Costa, abbiamo imprenditori che investono tanto nelle società di import-export dei prodotti, investono tanto nella cantieristica, investono tanto nelle prime fabbriche di trasformazione dei derivati agrumari, investono tanto nella creazione delle banche private, investono nel settore delle assicurazioni marittime. È un modello, come dice Salvemini, Biagio Salvemini, di imprenditoria centrata, che esercita più funzioni e le cui funzioni sono razionalmente riconducibili allo stare in un mercato che è il mercato internazionale delle merci e dei mezzi di pagamento. Tutto questo diventa ed è una strategia vincente fino a prima della seconda rivoluzione industriale, quando poi nella seconda parte dell'Ottocento interviene la seconda rivoluzione industriale. Questo diventa un limite stesso allo sviluppo, perché l'economia a mondo va in un altro senso, la capacità di investire in un unico settore, di specializzarsi, di esportare tecnologie, diventa una capacità che ormai gli imprenditori meridionali non riescono più ad esercitare. Dunque, e concludo il mio primo giro di intervento, non c'è dubbio, la questione che diceva il professor Battaglia non è una questione da vedersi in termini di arretratezza. Certamente la Sicilia è una delle aree in quegli anni che produce il reddito, certamente la Sicilia è un'area che sta dentro i mercati internazionali, certamente in Sicilia insistono ceti molto diversi dalle semplici figure del proprietario latifondista appartenente a una famiglia nobile e contadini. Esistono fra questi due
estremi una varietà, una tipologia di ceti che fanno di quest'area un'area che dal punto di vista delle trasformazioni sociali, seppure è condizionata dall'esistenza del latifondo, riesce ad avere un quadro molto più dinamico di quanto si potesse immaginare. La questione del, e chiudo, delle produzioni cerealicole è una questione che noi, la cui dirompenza nell'economia siciliana possiamo valutare con un unico dato, che è quello relativo al modello di produzione. Il remunerare i contadini non attraverso un salario ma attraverso una quota di prodotto, questo era quello che avveniva sul latifondo, produce un'economia che è quella dell'autoconsumo, cioè intanto sottrae una quota di prodotto, che è il grano, al mercato, poi spinge i contadini ad utilizzare il rimanente per le proprie esigenze personali della propria famiglia piuttosto che metterlo sul mercato. Questa, la convivenza casomai di vecchio e nuovo, di economia di autoconsumo e economia invece l'esportazione, le produzioni capitalistica, tutto questo è quello che fa della Sicilia un'area che dentro un generale scenario nel nuovo contesto nazionale ha e assolve alcune funzioni che, pur non essendo comparabili in termini di reddito alle più grandi nazioni europee, certamente non sono tout court assimilabili ad aree assolutamente degradate. E dice bene, se voi leggete alcune cose scritte da Guido Pescosolido, quando Pescosolido misura il differenziale in termini di produzione che esiste tra la parte settentrionale del paese, del nostro paese, l'Italia, e l'Inghilterra, e poi fa questa stessa operazione tra la parte settentrionale e il mezzogiorno, vede bene che il differenziale che esiste fra il settentrione e la parte e gli inglesi è di gran lunga molto più grande del differenziale che esiste tra il settentrione e il mezzogiorno. Quindi la questione non è tanto di redditi, di capacità di produrre, la questione è dei modi attraverso cui il reddito cresce, dei modi attraverso cui le produzioni, come dire, vengono immesse sui mercati. Abbiamo visto gli aspetti economici, sì, preunitari. C'è un aspetto che volevo dire, ma per richiamare il professore Rando. Io racconto sempre un elemento. Nei miei studi sull'Ottocento, sull'Inghilterra, eccetera, eccetera, mi è sempre capitato di vedere ricordo questo movimento delle navi che entravano nel porto di Messina della Sicilia. Addirittura casse di libri, che era una cosa che mi faceva, come dire, impazzire da un certo punto di vista, perché la mia curiosità era enorme, perché regolarmente in ogni nave c'erano casse di libri, quindi significa che c'era una domanda di cultura, quantomeno. Quindi non so di che libri si trattasse, perché non sono riuscito a trovare da nessuna parte l'indicazione o l'elenco, tanto per dire, libri di filosofia, di romanzi, di letteratura, però è chiaro che queste cose camminavano, si arrivavano, c'era un ceto colto che riusciva a leggere roba, spesso la leggeva nella lingua della loro provenienza, inglese o francese prevalentemente. Quindi quando noi parliamo dell'economia non possiamo non tenere conto dell'aspetto culturale anche dal punto di vista letterario. Io mi aspetto risposte dal professore. Allora, il professore Rando ci darà le risposte che sono. Io mi sono chiamato in campo su terreni che non mi sono molto congeniati, però mi sforzerò di dire qualche cosa anche su questo. E poi non è male, io credo che la letteratura debba necessariamente interessarsi della, diciamo, dei saperi e comunque di quello che circola nella società. Vicino. No, io ho seguito con attenzione l'esposizione dei colleghi. Semmai mi dispiace che non ne abbiamo parlato prima di queste cose, probabilmente ci saremmo trovati, avremmo potuto, come dire,
organizzare gli interventi. Ho apprezzato quello che hanno detto perché ho sentito qualcosa di nuovo, cioè ho sentito che almeno dal punto di vista economico e della storia economica la Sicilia, non dico che è una specie di paradiso terrestre, ma è una regione d'Italia fra le più prospere, più attive, eccetera. Questo credo di aver capito. C'erano delle potenzialità espresse. No, sto anche semplificando. C'erano delle precondizioni. Ora, questo per la verità, se devo fare un riferimento alle cose che ho letto, a quelle che conosco, perché ognuno conosce soltanto quello che ha letto, la tuttologia è una materia da cialtroni. Spesso ci sono molti cialtroni in giro per l'Italia e per il mondo che fingono di sapere tutto. Poi il professor universitario non lo vediamo, in questo campo fatto molta via. Tutto lì. Uno può sapere le cose che ha letto, su cui si è fermato di più. Ora, per esempio, io di tutto questo che si è detto, lo pongo in maniera problematica, così magari il pubblico stesso si appassiona a queste cose, perché è bene che la gente non sia inerte là ad essere riempita. Io non ho mai creduto ai conferenzieri che parlano e al pubblico che ascolta. Io penso che la cosa più importante sia stabilire un contatto col pubblico, altrimenti il pubblico tra l'altro si annoierebbe. La cosa migliore che i professori universitari dovrebbero fare, i professori in generale, gli intellettuali in generale, è quello di stabilire contatti veri e diretti con la gente, perché altrimenti si annoia. E quindi magari questa cosa può essere posta in termini, diciamo, dialettici, che può anche interessare, stuzzicare di più l'interesse del lettore, dello spettatore. Ora io voglio dire quello che in letteratura, la prospettiva di cui parlava il collega Chiara, Luigi Chiara, la ritrovo in Bonner. Se devo fare un discorso di novellistica, e penso a Messina, a com'era Messina, a come era presentata Messina da Bonner, nelle novelle di Bonner. Allora, Messina nelle novelle di Bonner, la cosa per la verità mi ha sorpreso quando l'ho letto, perché come è noto, poi dopo fai miei allievi quantomeno, ho ristampato in tempi recenti questi due volumi di novelle di Bonner, che è un intellettuale, uno di questi intellettuali messinesi di fine secolo, che hanno dato un contributo obiettivo alla letteratura e direi anche allo sviluppo della città intellettuale e culturale. Ora, la Messina di Bonner è una Messina ricca, e la cosa mi ha sorpreso, cioè lui parla di cocchi, di calessi che passano per le strade, cioè nella Messina di Bonner non c'è mai il pezzente, il miserabile. C'è un poco qualche volta l'emarginato, ma questa emarginata è più una figura più che socialmente emarginata, più che politica, che economicamente emarginati. Ci sono degli emarginati, direi dal punto di vista sociale o psicologico, che sono la regina acquaiola, ma è inutile che io mi fermi su questo, oppure l'amico del mare, era una sorta di personaggio pittoresco che parlava col mare, che conosceva la voce del mare. Ma per quanto riguarda invece la società, la città di Messina, ci sono questi calessi. Quello che io mi sorprende è questi calessi che passano in molte novelle. E poi come mangiavano questi messinesi? C'era una cucina anche abbastanza ricca. C'è una novella, per esempio, si chiama Natale di Capitan Burgio. Fu Capitan Burgio, in una di queste novelle di Bonner, che si intitola così, era un capitano che era il capitano della nave traghetto, perché all'epoca c'era una nave all'epoca, scusate, siamo Bonner scrive queste cose, sono 1890. Nella seconda metà dell'Ottocento. 1890, proprio alla fine dell'Ottocento. Nella fine dell'Ottocento probabilmente vedo una Messina operosa, ricca, attiva. E c'è questo capitano Muccio che era il comandante della nave traghetto, che faceva la scuola fra il porto del il Ringo, c'era il Ringo alberato, per un grosso modo dove c'è ora la Carotte, doveva esserci l'attracco, presumibilmente. Era questo Ringo alberato, come lo chiamavano, e Reggio Calabria, faceva la spola con questo vaporetto. E comunque c'è il Natale di Capitan Burgio, dove questo Capitan Burgio pensa a quello che troverà a casa. E c'è la tipica cena natalizia col capitone, con tutto, una cena molto anche ricca. Che insomma fa pensare, oddio, Capitan Burgio significa che è una persona di media o comunque della media borghesia, era una persona mediamente impegnata.
Mentre invece questa attività culturale, questa attività economica di cui voi avete parlato, cioè questa attività economica molto densa e molto intensa, per esempio a volo uccello, non la trovo nelle novelle di Bonner, di Enrico Lufrio. Enrico Lufrio scrive queste novelle invece almeno 10 anni prima, nel 1870-1880. Ma sto Enrico Lufrio descrive una Palermo sordida, veramente sordida, cupa, nera, tetra, morta di fame, i pidocchi. Cioè questo parla di pidocchi, siamo a Palermo città. E c'è questa. Poi c'è una novella che secondo me è un capolavoro dell'arte veristica, per chi di voi ha questo tipo di orientamento per il verismo. Una novella veramente impressionante, si potrebbe fare un film, che è passata in sottordine, per la verità l'ho scoperta io, l'ho trovata nei giornali. Su cui scriveva questo Enrico Lufrio. Enrico Lufrio è un siciliano, un ragazzino siciliano che veramente ha dato delle cose notevoli. Questo è nato nel 58 e è morto nell'85, dico io ai miei allievi. Quindi sono le date, sono facili, sono le date invertite, 5-8-8-5, quindi si può ricordare facilmente. Quindi questo muore a 28 anni, a 27 anni, 1858-75. E questo in 25 anni, tra l'altro, si laurea in giurisprudenza, prende la libera docenza in letteratura italiana, compra un giornale milanese, partecipa alla scapigliatura, scrive su tutti i giornali d'Italia, veramente un personaggio singolarissimo, pubblica due libri, un libro di novelle, il secondo libro di novelle glielo ho pubblicato io perché erano novelle che erano rimaste nei giornali, pubblica un romanzo che si chiama L'ultimo borghese, però c'è una riserva, cioè nelle sue novelle c'è una Sicilia più povera. Se poi pensa a Verga, ecco, le novelle di Verga, e le novelle di Verga io ho i contadini che muoiono di fame e che muoiono di malaria. E i grandi proprietari terrieri stanno benissimo, nella via di questo. È quello il problema. Ora, che so, c'è la malaria che fa morire queste persone che muoiono a 30 anni, a 40 anni. Cioè, quando arrivavano a 40 anni era già un grande... Questo lo vedo nelle... Poi vedo questi contadini, che è un altro tema, ma mi fermo la possibilità di cammino, perché ognuno di noi parla e non se ne accorge del tempo che passa, perché sono argomenti vastissimi e interessantissimi. Ma, per esempio, questi contadini tuttavia si ribellano, o meglio, c'è una parte di questi contadini che quando arriva Garibaldi in Sicilia si ribella. E una parte, direi, da quello che leggo nei romanzi, nelle opere letterarie, non sono tutti i contadini che si ribellano. Perché, per esempio, i contadini di cui parla Abba, Cesare Abba, notarelle di uno dei mille, i contadini siciliani, Abba dialoga con un Abba che è un intellettuale borghese che segue Garibaldi, dialoga con un frate siciliano, dopo Calatafimi, e dice a questo frate siciliano: ma perché non ti unisci a noi, ai garibaldini? E perché non porti anche i contadini a unirsi a noi? E il frate riferisce quello che dicono i contadini. I contadini dicono: la libertà di Garibaldi non porta, non è né pane, no, non porta pane, e nemmeno la scuola porta pane. Loro capiscono che non porta pane e quindi non ci vanno, non combattono con Garibaldi, perché per loro non è il problema del pane, cioè non è il problema della libertà, è un problema di pane. Per dire la cronaca famata. Mentre invece in letteratura ci sono due categorie di contadini, almeno compaiono di contadini nella famosa novella La libertà di Verga di Bronte, i fatti di Bronte. E nei fatti di Alcara De Fusi in Sorriso del mio marinaio, sì, di Enzo Conso, non so se l'avete visto. Nel Sorriso dell'ignoto marinaio di Consolo e nella Libertà di Verga ci sono i contadini Alcara De Fusi qua a Messina, in provincia di Messina, e Bronte a Catania. Però stranamente la storiografia nazionale, per quello che ne so io, conosce, cita sempre su Bronte, sì, ma non cita mai Alcara De Fusi, che forse fu un fatto minore. Comunque, minore, però diciamo che... altrettanto rilevante, forse dello stesso tipo. Non ho fatto studi specifici. Io mi sono limitato a leggere i fatti di Alcara De Fusi. E questi sono contadini che si ribellano perché pensano che libertà significhi terre e pane. Questo in quello di Bronte, Verga lo registra, Verga asetticamente, perché poi questa novella è veramente ambigua, perché qualcuno leggendo La libertà di Verga dice Verga è reazionario, qualche altro legge questa stessa novella reazionario vuol dire fascista,
insomma un po' di destra, contrario al progresso. La legge qualche altro dice no, era favorevole, era d'accordo con quelli che si sono ribellati. In realtà Verga come era un moderato, un uomo con i piedi a terra, per quello che lo conosco io. Non era né un fascista né un comunista, se vogliamo semplificare, per Berlusconi in quel modo, e allora diciamo che non era né estremista di destra né estremista di destra. Non è detto che per questo vedesse meglio le cose, perché mai a sapere dove la verità. Comunque lì la libertà, questi si ribellano perché pensano che avranno le terre, cioè si associano a Garibaldi, lottano insieme con Garibaldi, perché sono convinti che dopo, una volta finita la rivoluzione, non finalmente avranno le terre, non ci sarà più il latifondo, si saranno divise le terre, eccetera. Quando si prendono le terre e ammazzano i proprietari, ovviamente Garibaldi lì con Bixio va lì e li uccide, oppure molti finiscono anche in carcere, come questi carcerati di Alcara di Fusi nel romanzo di Vincenzo Consolo, che scrivono la loro storia. Vincenzo Consolo fa scrivere a loro la storia sulle pareti, perché Vincenzo Consolo non vuole raccontare la storia come l'aveva raccontata lo storiografo, come l'aveva raccontata Manzoni, cioè l'intellettuale Overga, cioè l'intellettuale borghese che dà voce ai poveri, ai gruppi, ai contadini, agli arretrati, ma vuole che i contadini raccontino la loro storia, e quindi li fa scrivere la storia sui graffiti che lui poi dice di copiare nel romanzo dalle pareti di queste grotte di Alcara di Fusi, dove sono chiusi questi. Comunque i problemi forse sono sempre complessi, hanno più facce, più. Certamente andrebbero viste. Io ora non voglio presumere nulla, sto dicendo veramente non presumo nulla, cioè no. Tu sicuramente avrai hai sollevato un problema. Io dal punto di vista letterario queste cose le ho lette e le ho riferite. No, grazie. Io faccio prima di dare la parola al professor Gambino, volevo soltanto sottolineare, lui il professor Rando ha toccato alcuni aspetti che poi sono uno dei punti della controversia, se volete, della partecipazione popolare al Risorgimento, o il Risorgimento fu la spedizione dei mille, diciamo, fu un fenomeno di massa, fu un fenomeno popolare. Beh, io ho sempre sostenuto che ci fu un fenomeno popolare di partecipazione, di condivisione della spedizione dei mille. Certo, dobbiamo anche metterci d'accordo su che cosa significa massa e che cosa significa fenomeno popolare. E allora qui veniamo a quanto detto il professor Grando, libertà. I contadini erano scettici, fondamentalmente i contadini, qui potremmo aprire un discorso che ci porta molto lontano, perché era il rapporto dei contadini, il giacobinismo meridionale, per esempio, quindi la rivoluzione francese. Nel Mezzogiorno d'Italia sì, ci fu la Repubblica di Masaniello, ma poi ci fu la controreazione, ci fu il Cardinale Ruffo, e il Cardinale Ruffo erano i contadini, i popolani che andavano contro i borghesi che avevano fatto la rivoluzione, che avevano messo nei paesi della Calabria l'albero, al centro del paese l'albero della libertà. Per i contadini italiani, per i contadini siciliani, libertà significava un punto fondamentale, terra. Significava terra, terra uguale poi pane, sopravvivenza, tutto il resto. Ed era il vecchio dramma, il vecchio contrasto tra la borghesia emergente, che continuerà a emergere nell'Ottocento, e invece i contadini che spesso erano stati usurpati di quelle terre che si ritenevano dovessero essere distribuite ai contadini, cioè per esempio le terre del demanio, le terre demaniali.